Buonasera, buonasera e benvenuti. Ottavo appuntamento di Bello Pedalare, il ciclismo a 360 gradi, o comunque come lo vediamo noi di Rete 8. Puntata particolare quella di questa sera perché parleremo di due gran fondo, quindi ampio spazio al mondo amatoriale. Una giunta ormai alla 14ª edizione, quindi ben radicata nel territorio, e l'altra che ambisce, per così dire, a ritagliarsi un bello spazio perché è alla sua prima edizione. E poi parleremo di una nuova realtà che è appena sbocciata in ambito del ciclismo paralimpico e che abbraccia non soltanto l'Abruzzo, ma anche il Molise. Basta però con le presentazioni da parte mia perché vi presento subito invece gli ospiti di questa sera. Buonasera, benvenuto Luca Pizzi, Buonasera, che non buonasera a ha tutti. bisogno di tante presentazioni. Poi ripercorreremo anche la tua vita da atleta, no? Perché hai tante cose da raccontarci. Luca Pizzi, che è il presidente proprio, prima parlavo di ciclismo paralimpico, di una nuova società, no? Che è nata in Abruzzo. Si chiama, dillo tu. Si chiama Maniga Paracycling Team, è una società Di che Lanciano, è di Fossa Cesia, di Fossa di Cesia, Fossa ah, Cesia. Fossa Cesia, diamo a Sì, Cesare quel che è di Cesare. Poi ne assolutamente. parleremo abbondantemente. E vicino a Luca c'è una atleta, l'unica atleta donna, credo, di questo team composto da sei persone, se non ricordo male. Esattamente. Lei è Lorena Ziccardi. Buonasera Buonasera, Lorena, grazie di aver buonasera. accettato il nostro invito, siamo molto contenti. Grazie Vicino a Lorena c'è invece una persona che ci è venuta a trovare, lo aveva già fatto l'anno scorso, Daniele Schiazza, dirigente AXI Abruzzo, e lui ci a voi. Buonasera. parlerà di una gran fondo, quella che ha già 14, anzi 13 edizioni, quella di quest'anno, la Esatto, la quattordicesima, Colli 14esima, Teatini. esatto. Perfetto, quindi gran Del fondo 25 Tollo, aprile. ecco, il 25 aprile ci sarà. E poi buonasera, benvenuto Carmine Marulli, è la prima volta che lo ospitiamo nei Buonasera. nostri studi, è organizzatore di un'altra gran fondo, la prima edizione appena nata, Maiella Tour. Maiella Volete far Tour. bene subito, eh? Poi Ci ne parleremo. proviamo, aspettiamo un bel risultato. Perfetto. Allora, cominciamo da Luca. Luca, allora, intanto presentaci, scatta la classica fotografia di di questa nuova realtà. Abruzzo e Molise, io dicevo, ho detto bene, no? Esattamente, esattamente. Diciamo che io vengo dal mondo paralimpico, sono stato guida tandem con mio fratello per 7 anni, Con Ivano, no? con Lo Ivano, ricordiamo esattamente, i vostri ipovedente, trionfi, sì. detto in breve, io ricordo brevemente, intanto un oro paralimpico, e Assolutamente sì. poi diversi mondiali, Quattro quattro mondiali, sì, mondiali, quattro quindi insomma. mondiali, tante medaglie mondiali, un argento paralimpico, insomma, una bella fetta. Bel palmarès, come Sì, si dice. esattamente. Quindi mi sono, diciamo, ritrovato quest'inverno, più quest'inverno, quest'autunno, dove io ho subito un incidente in bicicletta, manco a farlo apposta, dove mi sono rotto il gomito, frantumato, e quindi ho dovuto per diversi mesi frequentare diversi studi di fisioterapia, di riabilitazione, e ho conosciuto questi ragazzi, chi per incidente, chi per malattia, che avevano delle disabilità, ragazzi giovani, qualcuno un po' meno giovane, e quindi mi è venuta l'idea, anche sotto la spinta del nostro fisiatra, che, diciamo, che ci segue, che è il dottor Nannibale, che ci tengo a Beh, nominarlo. ci saranno in questo team sicuramente tante altre Assolutamente figure sì, professionali, assolutamente sicuramente, sì, no? ma lui stesso mi ha invogliato di avviare questa iniziativa, che era una cosa nuova qui in Abruzzo, ma ripeto, soprattutto anche in Molise, perché Lorena, qui a Intanto stanno scorrendo fianco alcune fotografie proprio che ti a me, riguardano, eh? esattamente, è molisana, e lì ho trovato una bella realtà, una regione che è molto vicina alla disabilità, una presidentessa del CIP, Donatella Perella, che ripeto, è molto disponibile. Il presidente Virgilio Rapone, una persona squisita che comunque già conoscevo negli anni passati, perché anche lui Beh, lui è molto è conosciuto in Abruzzo, abruzzese. no? Era il direttore della scuola Assolutamente sì, e loro regionale mi del hanno un po' CONI, aperto se anche le porte. Io sinceramente non ci ho Qui con pensato tuo due volte. fratello. Esattamente, questo era proprio a Londra, A Londra. 2012, sì. E adesso siamo un bel gruppo, siamo 6 atleti. Qualcuno nelle bike, qualcuno in bicicletta singola, siamo qualcuno è alle prime armi, qualcuno magari già correva negli anni precedenti. Abbiamo già fatto una prima manifestazione a Massa Carrara, una prova di Coppa Europa, dove abbiamo vinto una medaglia In questo mese, d'argento, mese di mese aprile? d'aprile, Perfetto. una medaglia d'argento col Quindi. tandem, una medaglia di bronzo nella categoria C3, grazie a Alberto Catena. Lei è l'unica donna in Italia ad essere stata classificata C2. Quindi Spieghiamo a beneficio dei telespettatori che significa. C2 è colei che colui insomma che pedala con un arto solo,
quindi con una gamba sola. Pure lei viene già da un passato, ma anche presente, basket in carrozzina, dove è stata anche. E poi abbiamo anche delle fotografie, sono riuscite a estrapolare delle foto. Si sta avviando a questo sport nuovo e. Perfetto. E credo che potrà fare molto bene, perché è una ragazza che ha. Allora, visto che ti ha tirato in ballo, sei qui, raccontaci intanto come è avvenuto questo incontro con Luca e con gli altri tuoi. Ecco qui le fotografie che ti riguardano in basket in carrozzina. Sei una nazionale, quindi voglio dire, tu già in qualche modo, tra virgolette, partivi avvantaggiata in qualche modo, perché lo sport. Già lo conoscevi in qualche modo? Esatto, no? Sì, parto avvantaggiata, nel senso che parto ben conscia di quello che significa affrontare una strada sportiva, quindi, esatto. Quindi mi rendo conto che comunque, insomma, ho intrapreso una strada abbastanza faticosa, però sono contenta. Io poi dico che le cose non succedono mai che per caso, no? Quindi se sulla mia strada ho incontrato Luca, ecco, l'ho preso come un segno assolutamente positivo. Ho incontrato, oltre che un atleta, una persona che sposa dei valori che assolutamente condivido, che sono quelli della divulgazione dello sport paralimpico, perché credo che oggi ce ne sia davvero tanto bisogno. E quindi, ecco, mi sono ritrovata in questo progetto sportivo molto volentieri. Ho sposato sin dall'inizio la causa. E personalmente, ecco, come diceva Luca, io sono un po' agli esordi, però ecco, io spero di andare molto avanti. Senti Lorena, lo sport in breve che cosa rappresenta per te? E che cosa ha rappresentato e continua? Allora, lo sport l'ho sempre visto come una sfida personale, quindi un qualcosa che mette alla prova i propri limiti, no? Che poi magari quando si parla di disabilità, ecco, ci sono dei limiti fisici che a volte più evidenti, a volte meno evidenti, che però insomma creano una serie di difficoltà in più, se così vogliamo chiamarle. Certo. Quindi, ecco, in primis è stato sempre questo, quindi un mettersi alla prova, ma per se stessi, quindi sempre è stato qualcosa che mi ha dato sempre la carica, mi ha dato sempre la voglia di andare avanti, il fatto di porsi degli obiettivi da raggiungere. Comunque possiamo dire che lo sport in generale fa stare meglio tutti. Assolutamente, assolutamente sì. Perfetto, poi torneremo a parlare ovviamente di questa bella realtà, tutta abruzzese ma anche molisana, come ha spiegato bene il nostro Luca. Daniele, allora, arrivo da te, 14ª edizione della Gran Fondo Tollo, o meglio, partenza e arrivo a Tollo, però farete un grande giro, anzi due grandi giri, no? Perché c'è la versione corta e la versione lunga, come ogni diciamo Gran Fondo che si rispetta. Come nome, Colli Tiatini. Esatto, esatto. Il Colli Tiatini come denominazione racchiude tutto. Il percorso da 2 anni, 3 anni a questa parte è stato un attimino rivisto. Sì. Bisogna rinnovarsi sempre in qualche modo. No, più che altro l'abbiamo rivisto per esigenze. Per esigenze logistiche. Stradali, di percorribilità. Le strade. Le prime 12 edizioni siamo andati sempre su verso la montagna, verso Rocca Scalegna, quelle parti là. Però purtroppo 2 anni fa siamo stati costretti a rinunciare a quel percorso inizialmente malvolentieri, e poi effettivamente poi con le scelte fatte, oculate sotto l'aspetto della ricerca delle strade corrette, senza grosse salite. Queste sono immagini che ci hai portato gentilmente di quale edizione? Che questa poi, è l'edizione del far vedere 2000, un po' anche il clima che si respira. Di 2 anni fa, perché l'anno scorso purtroppo abbiamo avuto problemi meteorologici che ci hanno complicato un po' l'organizzazione. Addirittura è saltata anche una delle due, adesso non ricordo se il corto o il lungo. Siamo stati costretti a fare una sola Gran Fondo. Tutto quanto sul corto, esatto. Perché i controlli che abbiamo fatto la mattina sopra il percorso lungo ci davano condizioni proibitive, esatto. Quindi abbiamo scelto di fare solo il corto. E diciamo che a noi ci è spiaciuto perché i numerosi iscritti dell'anno scorso, molti non sono partiti, ne sono partiti solo 200, e quindi noi quest'anno la Cantina Tollo, l'organizzazione, ha voluto
proprio in prima battuta ringraziare e quindi dare la possibilità a tutti quanti quelli che l'anno scorso non hanno potuto partecipare o partire con un'iscrizione agevolata e che in molti, anzi in tanti, più di 400... Quanti siete già? Ricordiamo 25 aprile l'appuntamento con la Gran Fondo con l'Itatina. 700. 700. Di questi 400 sono quelli che l'anno scorso non hanno partecipato e ci hanno dato fiducia quest'anno iscrivendosi di nuovo a pezzi agevolati e quindi partiranno da quello che sembra le condizioni meteorologiche quest'anno dovrebbero essere buone. L'avete tenuto d'occhio sicuramente questa settimana. Lo stiamo monitorando. Speriamo che si sia sfogato già il brutto tempo. Però comunque la statistica ci sta, 13 edizioni buone, 12 edizioni, la tredicesima purtroppo che dovrebbe essere quella fortunata, invece non è così, non è stato così. Nella statistica ci stiamo. Quest'anno invece numericamente è una delle edizioni più affollate, oppure ce ne sono state addirittura altre, credo la più numerose. Undicesima, abbiamo avuto 1200 iscritti, però in quell'occasione c'erano anche i cicloturisti che facevano parte della anche quest'anno ci saranno, sì, no? Poi c'è il problema che con la nuova normativa una prova per loro in qualche modo, no? Chi vuole cimentarsi con meno chilometri, una trentina. Abbiamo fatto così come l'anno scorso, anche quest'anno una cicloturistica a parte, perché i cicloturisti, la nuova normativa della federazione, che tra l'altro poi gli altri enti come l'ACSI devono adeguarsi, i cicloturisti non possono proprio per regolamento partire e partecipare alle Gran Fondo, alle attività che possono essere competitive, possono fare soltanto le cicloturistiche. Allora Daniele, ridiamo le coordinate, poi le ripeteremo, 25 aprile? 25 aprile, ore 9, partenza da Tollo, sempre solita partenza, la classica dal centro di Tollo, Piazza della Liberazione, e andiamo come sempre verso Canosa. E poi vedremo, ecco, questo per esempio è il percorso corto. Il percorso corto, vedete, insomma, sono 86 km. Ondulato, vedo che ci sono scendi. Si chiama Colli Teatini, quindi i colli li facciamo. Insomma, quanti sono i Colli Teatini che attraversate? Credo che ne siano 11 completamente nella lunga. No, una in meno quest'anno c'è, perché è quella pochettino più l'ultima. A parte la salita, l'ultima salita di 3 km su Tollo, all'arrivo ce n'era una prima che saliva su a Giuliano, sarebbe Giuliano la Colle Madonna della Neve, l'abbiamo dovuta purtroppo eliminare quest'anno perché c'è stata una frana e quindi... Tutto quello che è successo in Abruzzo è meglio non ricordarlo. Questa è la versione lunga invece, esatto, sono 130 km. 130 km. Sono 4 km in meno rispetto all'anno scorso perché appunto c'è stata questa deviazione che non facciamo la salita. Il punto più alto passiamo dal bivio di Pretoro della forchetta di Passo Lanciano e da lì l'unico punto, diciamo, a livello di salita un pochettino più impegnativa è quella del mulino di Rocca Montepiano, dove in certi tratti arriva pure al 15%. Poi Daniele, ho scoperto che verrà anche Luca a trovarvi sicuramente. È un fedelissimo. Che credo che su 13 edizioni forse ne avrà fatte 10 come minimo. Sì, più o meno. Esatto. E chissà che Lorena non voglia partecipare anche lei. Magari non quest'anno. Non quest'anno. Comunque si è sempre classificato tra i primi 10. Tra i primi 10, comunque la classe non è acqua. Grazie per il momento Daniele, vado da Carmine Marulli, che è uno degli organizzatori, anche qui c'è un grande staff alle spalle che magari lavora anche nell'ombra in qualche modo, no? Però adesso tu sei presente qui, parlaci di questa Gran Fondo, dicevamo prima edizione, sì. Quindi avete in qualche modo, avete avuto anche un po' un pizzico di coraggio, no, nell'organizzarla. Maiella Tour, in realtà tutto lo staff si racchiude proprio in una mano, possiamo dire proprio anche in un solo dito. In un solo dito? Sì, perché praticamente tutta l'organizzazione è curata da me, l'idea nasce da me. Quindi insomma, vabbè, allora io pensavo ci fosse uno staff organizzativo, invece sì, bene, sì, comunque, nel senso, altre persone che lavorano sicuramente ci sono. Ci sono altre persone che lavorano, a quali mi appoggio. Che mettono passione più che lavoro, mettono passione. L'idea nasce dopo quello che è successo nel nostro territorio. Uh-huh.
Ecco, questo, scusami se ti interrompo, sì. È un vostro è un video promozionale, video promozionale che noi abbiamo vostro, sul sì. nostro sito. Sì, noi l'abbiamo un po' ridotto, però. Sì, 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 il video è abbastanza ampio. Tutto nasce proprio per cercare di dare respiro alla nostra comunità. E, abbiamo cercato di fare qualcosa per valorizzare quello che di più bello abbiamo. Il territorio, eccolo qui. Il territorio. Infatti questo video è incentrato sul territorio, abbiamo fatto una slide dove presentiamo a chi non ha avuto mai la fortuna di vedere i nostri borghi, che sono delle vere e proprie opere d'arte. Anche qui attraversate tantissimi comuni. Sì, praticamente parlando con gli amici, parlando con chi riesce a instaurare questo rapporto con la natura, non abbiamo fatto altro che cercare di valorizzare quello che abbiamo di più importante, il Parco Nazionale d'Abruzzo. Ecco, è il parco nazionale più grande d'Europa, noi ci siamo dentro. Abbiamo due percorsi che si sposano perfettamente. Abbiamo visto, c'è anche qui un percorso corto. Sì, un percorso e uno più corto lungo. Che sono. Abbiamo dovuto anche questo sistemare, come diceva Daniele, perché le strade, la viabilità è un po' precaria. Però abbiamo cercato, cioè abbiamo tutto il mando in sicurezza, quindi il percorso corto è di 105 km e il percorso lungo è di 135 km. Per questa edizione. L'anno prossimo faremo tre percorsi. Quindi state già pensando. Sì. Faremo anche un extreme proprio per cercare per coinvolgere ancora di più sia gli appassionati della montagna che anche i cicloturisti. Per esempio, noi come promozione che cosa facciamo? I cicloturisti li premiamo tutti. Tutti i cicloturisti saranno premiati. Facciamo quindi questa. C'è anche qui un percorso cicloturistico. Sì, sì, oltre un diciamo, percorso quello cicloturistico più per il momento rispecchia più il percorso del corto, però sì. Proprio per rimanere nella legalità, loro partono alla francese, quindi partono quando vogliono, non corrono insieme agli agonisti, diciamo ho così. Capito. Hanno solo l'obbligo di completare il percorso. Abbiamo fatto un progetto di largo respiro, nel senso che i premi li compriamo nelle botteghe del paese di Tocco da Casauria, partenza e arrivo da Tocco da Casauria. Abbiamo cercato di movimentare un po', di creare un po' di indotto, quindi per i bed and breakfast, gli agriturismi, il bar, il ristorante, il benzinaio, piuttosto che l'alimentare. Noi l'abbiamo sempre detto che ciclismo uguale turismo. Esatto, quindi, noi vogliamo far capire questo, perché poi al di là di tutto bisogna anche dire le cose come stanno. C'è uno scollamento tra quelle che sono le istituzioni e la vita reale, nel senso sembra quasi che questo mondo del ciclismo sia un mondo parallelo che dia quasi un po' fastidio, senza capire talvolta che dal ciclismo può nascere veramente un indotto che può essere da volano per tutto quanto questo. Carmine, anche qui ricordiamo, primo maggio, Gran Fondo Maiella Tour. Prima edizione, ecco qui, grazie sì. al nostro regista Dino D'Angelo che ha colto proprio il momento in cui, che volevamo sottolineare, quindi lunedì 1 maggio Maiella Tour, prima Gran Fondo, prima edizione sì. di una lunga serie ovviamente. Se posso permettermi sì. di aggiungere qualcosa. Sì, ma poi comunque torneremo. A parlarne. Sì, sì, okay, come no. Ok, volevo solo dire che a differenza, magari non facciamo il pasta party, ma faremo l'arrosticino party. Vabbè. Faremo arrosticino. In linea con la tradizione esatto. regionale. Esatto, perché modo. Chi ci viene a trovare anche da fuori certo, regione, da fuori magari esatto. non conosce, rimane affezionato, può non conoscere, anche se gli arrosticini ormai sono delle diffusi dappertutto. Grazie prego. Anche a te per il grazie momento. Carmine, torno da Luca e anche Lorena. Luca, noi abbiamo anche delle fotografie poi da mostrare proprio di tutte e sei, credo, i componenti del team. Ti faccio subito a bruciapelo questa domanda, ma quando parte comunque una nuova avventura, un nuovo progetto, c'è anche un sogno, si coltiva un sogno. Qual è il sogno da parte tua e poi probabilmente anche da parte dei ragazzi e di Lorena? Ma guarda, io eccoli qui. L'ho sempre detto dall'inizio che il sogno della nostra società, del nostro team, che io rappresento insieme a tanti altri, è sì. quello di portare almeno un elemento alle prossime Paralimpiadi di Tokyo certo. del 2020.
E adesso, come adesso, 2020, quindi, sì, quindi fra, ci sta tempo, però certo. Siamo partiti adesso. Ti devi allenare molto, Lorena. Il tempo sì. Ce l'abbiamo, però ce l'hai il tempo. Bisogna però sfruttarlo nel migliore dei modi, e lei potrebbe essere una di queste candidate, se non forse la maggior candidata, almeno con gli elementi che adesso ho in squadra, credo che lei sia quella che ci va più vicino. Anche perché di te l'età è molto giovane, viene già da un mondo sportivo, quindi sa che vuol sì. dire lo sport e sacrificio e via dicendo. Deve soltanto prepararsi e adattarsi e adattare le sue qualità, le sue possibilità alla bicicletta, insomma, al ciclismo in generale. Senti Luca, ma a parte le tue partecipazioni al Gran Fondo dei Piccoli Teatini, ad altre Gran Fondo, hai proprio appeso la... il tandem in questo caso al chiodo? Ma guarda, io di me cerco di parlare il meno possibile, a parte che ho un'idea per cercare di continuare altri 2 o 3 anni sempre nel mondo del paraciclismo, però che non voglio adesso affrontare questa sera perché è ancora in maniera ufficiosa okay. E quindi non si sa se andrà in porto o meno. Chiaramente io mi trovo a mezza strada, lo sto affrontando, e magari quando poi, se sarà, magari spero che vi avrò modo di fartelo sapere. Facciamo così, visto che sono 6, una è presente qui, Lorena, chi sono gli altri 5 che compongono il team? Allora, c'è Alberto Catena che... Poi lo sentiremo, Alberto, c'è una sua testimonianza. C'è una sua testimonianza, che è quel signore che vedo... Qual è? Con la protesi alla gamba destra, sì. Sotto il ginocchio, che si è classificato terzo a Massa Carrara, la sua prima gara in assoluto, quindi è andato già oltre tutte le aspettative. Poi c'è Antonio Farina, che è il ragazzo che corre con l'embike, pure lui è molto giovane, deve un po' affilarsi dal punto di vista di allenamento, insomma di educazione a livello sportivo parlo, ma pure lui secondo me ha delle grandi potenzialità. E poi abbiamo Domenico Fantini, che è un atleta che lo stesso per causa di un incidente con la moto ha avuto una lesione midollare, quindi ha dei problemi proprio nel camminare, lo stesso lui dovrebbe essere un C1, C2, quindi con una disabilità molto grave, e già va in bicicletta, già sta lavorando sulla spin bike, è un ragazzo che ha soli 23 anni e mi piacerebbe portarlo... almeno a iniziare a farlo gareggiare, a vedere un po' di che cosa si tratta, e potrebbe comunque crescere notevolmente. E poi l'ultimo è Carlo, si chiama Giancarlo, mi sfugge il cognome. Di Prinzio. Io sono avvantaggiato perché ho i nomi vicino. Di Prinzio, lo stesso lui a causa di un incidente è stato in coma diversi mesi, adesso... insomma ha avuto dei problemi per quanto riguarda la mobilità, però pure lui dovrebbe correre con il bike. Una sua storia da raccontare. Io chiedo a Lorena, infatti, invece, tu quale storia vorresti raccontare con la bicicletta, con questa nuova esperienza? Forse più che una storia personale, mi piacerebbe mandare un messaggio a chi insomma è dall'altra parte, no? E guarda e osserva, e insomma per dire alle persone che magari hanno una disabilità o hanno delle difficoltà che lo sport è per tutti e che quindi insomma si può essere atleti anche con una disabilità. E poi lo dicevi prima, nel primo tuo intervento, ti piacciono le sfide. Assolutamente e sì. Quindi questa è una cosa estremamente positiva perché vuol dire che si è vivi dentro, no? E quindi certo. È fondamentale, io credo, non soltanto nello sport sicuramente, però anche nella vita in genere. Esatto. Lorena, quindi tu, ecco, vediamo altre immagini, abbiamo già viste prima, provieni dal mondo sportivo, quindi sì. Ripeto, sei anche un po' avvantaggiata, almeno come forma mentis, però il ciclismo, dicevi, è fatica sicuramente, è fatica, no? Sì, è tanta fatica, io... Perché devi trovare anche i momenti per allenarti. Devi immaginare chilometri in qualche modo, no? Esatto, quindi... se vuoi raggiungere un obiettivo alla esatto. fine. Quindi è fatica, è impegno, è costanza, è ricavarsi quei momenti da tutto il resto, dalla famiglia, dal lavoro, quindi sì, sicuramente è molto impegnativo. Sei abruzzese, non te l'ho chiesto poi? No, io sono molisana, di Campobasso. Molisana, perché appunto dicevamo Abruzzo-Molise, esatto. Quindi la composizione dei 6 del team...
Ci sono abruzzesi, molisani? Sì, adesso no, no, la squadra è, a parte lei che è molisana, ah, abbiamo un bergamasco, gli altri quattro sono abruzzesi. Ah, ho capito, quindi... E l'abbiamo un po' diviso, un po' da una parte e un po' dall'altra, anche se io sto cercando più di spostarlo verso il Molise, mi darà, spero che il presidente Marrone mi capirà, però chiaramente... In questo caso di disabilità, penso che il Molise sia più attinente a questo tema, a questo campo, a questo settore, e sta molto più vicino agli atleti e alle società. Questo è un dato di fatto e mi piace sempre dire la verità. In questo caso l'Abruzzo ha peccato di molto. Ah, io che sono abruzzese sono sempre fedele, insomma, alla mia terra, alle mie origini, insomma, tra virgolette. Però insomma chiaramente poi per portare avanti questa attività comunque è onerosa e ho bisogno anche dell'aiuto delle istituzioni. Delle istituzioni e della federazione. Assolutamente sì. Daniele, abbiamo così presentato un po' questa nuova edizione, la numero 14 della Gran Fondo Colli Teatini, già tantissimi iscritti, però che cosa... C'è qualcosa che potrebbe mancare a questa edizione della Gran Fondo? No, che mancare la nostra edizione, voglio fare un ragionamento un po' più ampio, collegandomi anche al discorso che ha fatto prima Carmine. Sì, quindi il territorio? Sì, turismo. Dico questo, nel 2000, quindi 10-15 anni fa, quando più o meno sono andato in questo mondo, in Abruzzo c'erano uno o due Gran Fondo. A livello proprio di organizzazione, proprio piccola. Sì. Siamo arrivati a oggi, quest'anno, l'anno scorso, e ne facciamo 7-8 Gran Fondo, con un livello anche alto a livello organizzativo e di sicurezza. Questo non fa altro che piacere, perché la sfida che avevo lanciato, su questo aspetto è stata raccolta da molti, e sono contento che Carmine è uno di quelli che ha raccolto questa sfida, anzi l'ha pure ampliata sotto l'aspetto del territorio. Allora, credo che noi dobbiamo fare un aggiornamento, che l'Abruzzo deve fare un passo avanti su questo aspetto, deve cogliere il ciclismo come momento o come mezzo per proporsi all'Europa, non solo agli appassionati, ma poi per conoscenza. Abbiamo tre mezzi, uno lo sta facendo molto bene Maurizio Formighetti, e quale propone degli eventi eccezionali a livello mondiale, europeo, per far conoscere con le manifestazioni professionistiche. Beh, gli appuntamenti più importanti devono essere sia le tappe del Giro o altre cose. Quest'anno purtroppo abbiamo appuntato anche alla Camera Italiana, non ci siamo riusciti, comunque l'obiettivo non manca. Questo è un evento che porta l'Abruzzo a essere visibile nel mondo completo. Poi c'è l'altro mezzo, che è quello che la Regione sta portando avanti da tempo, spero che continui, è quello delle piste ciclabili, sia sull'isolare sia quello che si vuole fare anche sull'entroterra. Che siano però ben fatte queste piste ciclabili. Ma non quelle che stanno facendo adesso, sono quelle che devono essere... Ma io dico in generale, non voglio utilizzare piste ciclabili, delle cose all'italiana maniera. Quelle serie piste ciclabili, tipo il percorso alternativo della... Sì. Con progetti seri, con investimenti seri, e pare che ci stiamo orientando su questo aspetto. Il terzo obiettivo è quello delle Gran Fondo, sul territorio. Perché? Perché chi viene da fuori, ma anche fuori Italia, vede l'Abruzzo, vede le strade, vede le salite, vede l'ambiente, quindi avrà anche la possibilità di cimentarsi su questi percorsi, perché sia il nostro, sia pure quello di Carmine, sia mai gli altri. Quindi gli ingredienti, diciamo così, geografici, fisici, naturali ci sono, manca un po'. Chi riesce a organizzare meglio queste cose e a fare un progetto unitario. Manca anche una volontà politica in qualche modo di diffondere. Perché penso che anche la recettività c'è, perché il nostro territorio a livello di recettività è anche minuta, sparsa, è presente, quindi è perfetta per poter ospitare turisti, ma non solo italiani ma anche dell'estero, come avviene in altri ambiti di altre regioni, facciamo il Trentino, dove giustamente Trentino utilizzano il professionismo per farsi conoscere, utilizzano le Gran Fondo per fare arrivare la gente, tantissima anche da fuori Europa, e organizzano le cose che noi sappiamo.
Perfetto, ci vuole un minimo di organizzazione, ma l'obiettivo è che poi quando è far capire che il ciclismo non è trasmissione, ne abbiamo parlato spesso e volentieri, che il ciclismo non è gente che va in bicicletta che possa farsi dimezzare, certo. Ma il ciclismo può essere l'obiettivo, è il mezzo che possa portare l'Abruzzo in avanti. Carmine, credo che insomma abbia completato quello che in parte avevi anche detto tu. Abbiamo fatto parecchie sere insieme a parlare di queste cose con l'amico Daniele. Io faccio un esempio semplice che dico sempre: quando vediamo una bella donna, diciamo che ci sono parecchie probabilità che questa donna venga contesa da parecchi maschietti. Ecco, diciamo così, l'Abruzzo è proprio una bella donna. Manca il palcoscenico, che lo dobbiamo costruire noi, che siamo gli organizzatori, perché il resto si vende da solo, si vende benissimo. Più che una volontà politica, manca proprio una visione politica, secondo me, capito che ti voglio dire? Proprio una questione di andare ad intercettare quello che è la volontà di un mondo politico, di un mondo ciclistico, che viene un po' bisfrattato. È un mondo sempre in crescita, in maggior crescita. L'anno scorso abbiamo soprattutto venduto quello amatoriale, tra l'altro. Esatto, abbiamo venduto più bici che auto. Quindi è un mondo silente, non fa confusione come il calcio, non girano tanti soldi come nel calcio, ma sicuramente non è un mondo da lasciar perdere. Perfetto, ti volevo chiedere una cosa, Carmine, tu sarai impegnatissimo comunque nell'organizzazione oppure inforcherai la bicicletta? No, magari io porto un amico in sella allo scooter, dobbiamo fare delle riprese. Ah, quindi tu te la prendi comoda. Ma lui il 25 viene da noi. Il 25 sono da Daniele. Il primo maggio. Io però poi lui viene il primo maggio a mangiare gli orostici. Allora siamo tutti invitati. Perfetto, allora prima si parlava in qualche modo di istituzioni, di politica. Allora io do questa notizia, abbiamo dato anche nel corso dei nostri notiziari, perché proprio domani si presenterà in regione a Pescara, ci sarà la presentazione ufficiale della tappa del Giro d'Italia, il Giro del Centenario, che approderà, come ormai sanno i telespettatori, ne abbiamo parlato diffusamente anche con Maurizio Formichetti, che è uno dei disegnatori di questa tappa, degli ideatori, la Montenero di Bisaccia, quindi Molise e Blockhaus. Ecco, grazie al nostro regista Dino D'Angelo, questa è l'altimetria, una tappa di salita, la prima vera salita forse di questo, credo che sia la tappa numero 6. Mi sbaglio? 14 maggio comunque. Sì, segnatevi questa, che è domenica, tra l'altro, quindi avrà anche una grossa visibilità, se vogliamo, perché giornata festiva anche per chi volesse arrampicarsi per vedere da vicino i vari girini. Quindi conferenza stampa di presentazione domani in regione, al Palazzo della Regione in Viale Bovio, con le autorità politiche ma anche le autorità sportive. Ci sarà sicuramente anche Maurizio Formichetti a presenziare a questo importante appuntamento. Torno da Luca, perché volevo ripercorrere brevemente così un po' la tua carriera sportiva, che si è dipanata in quanti anni? Sette anni. Poi c'è stata la crisi, allora, settimo anno. Ci siamo divisi, ci siamo separati e poi ognuno ha la nostra. Avete vinto davvero tanto, abbiamo ricordato soprattutto l'oro paralimpico. L'oro e l'argento paralimpico nel 2012 a Londra. Quattro titoli mondiali consecutivi, sì, è stata una bella, un po' in tutto il mondo, perché l'abbiamo vinto in Canada, l'abbiamo vinto. Tra l'altro, tu lo ricordiamo, per i telespettatori, sei nato in Canada. Sì, io sono nato in Canada. Sono abruzzese d'adozione. Assolutamente sì, assolutamente sì. Però c'ho doppia cittadinanza. Doppia cittadinanza. Ripeto, in futuro. Questi sono i tuoi figli. I primi due, io ce ne ho tre. Seguiranno un po' le orme? Adesso vanno in bicicletta, si divertono, corricchiano, diciamo. Età? 10 e 12 anni, quindi sono proprio in tenera vita. Quindi tante pagine, tante medaglie, ma Luca, se dovessi pescare nello scrigno dei ricordi più belli, un'immagine indelebile, questa che abbiamo appena visto? Sicuramente questa è quella più famosa, quella più diffusa, quello paralimpico, dove insomma, grazie alla RAI. Quella più sofferta. Però diciamo, se io dovessi sceglierne una, sceglierei la prima, perché
a 4 mesi da quando avevamo inforcato il tanto, il titolo mondiale in Canada, dove nessuno ci conosceva, nessuno ci credeva, e siamo stati una sorpresa un po' per tutti, e poi anche la mia terra, giustamente. Quando sai, quando vinci in una terra dove sei stato, sei nato e ci sei vissuto, poi con una sorpresa così lampante, perché abbiamo battuto tutti i super favoriti, cioè come per dire questi da dove sono usciti, poi noi eravamo fratelli, siamo molto simili anche nell'altezza e vi dicendo, è stata una soddisfazione anche perché poi col tandem è la specialità più antica, insomma, la specialità più nobile, sì, del mondo, sì, del paraciclismo, e che poi all'Italia è sempre mancato un titolo mondiale della specialità tandem. Lorena, prima abbiamo visto tue fotografie con la maglia della nazionale del basket in carrozzina, poi le abbiamo viste eccole qui, poi le abbiamo vista, ti abbiamo vista praticamente con la bicicletta. Riesci a conciliare, le concili ancora queste due cose? Sì, oppure le concilio ancora, due sport? Sì, per il momento ci riesco ancora, ovviamente credo che più si va avanti e più sarà un dovrei po'. Dovrei fare una scelta o comunque l'hai già io fatta? Io spero di non doverla fare, no, perché in realtà sono innamorata del basket, così come mi sto innamorando della bicicletta, quindi spero di non doverla fare. Diciamo, però il basket hai già raggiunto nella pallacanestro la maglia azzurra, sì, quindi avrai sicuramente partecipato a delle competizioni. A due europei, sì, se ne prevede uno l'anno prossimo, quindi. E sarai, sei nella nazionale comunque? Sì, sì, nel senso che ho appena saputo di un raduno a breve quest'estate, e quindi insomma credo Luca di lascerà andare a questo raduno, sì. Ma sì, perché no? Io sono sempre dell'idea della polivalenza, insomma, certo. Poi e quindi periodo riesci per il momento ancora? Per il momento sì, poi si vedrà. Si vedrà, ecco. E che cosa hai trovato nel ciclismo che magari invece nella pallacanestro ti avrà dato sicuramente tante altre cose, tante altre sensazioni? Nel ciclismo c'è qualcosa di paradossalmente la stessa cosa, la difficoltà, e quindi il fatto che sia stato veramente difficile per me, insomma, iniziare lo sport, mettermi in bici, faticare, trovare l'equilibrio con una gamba sola, insomma. Ma come ti ha convinto? Ti ha convinto lui? Lui Luca? Non mi ha convinto, no. Lui mi ha stimolata e mi ha fatta insomma, ha creato il giusto interesse, ecco, la giusta curiosità, quindi è questo che mi ha attratto. Perfetto, torno da Daniele, il tempo sta correndo via veloce, quindi significa che anche tra di noi la cosa si fa interessante, speriamo anche a beneficio dei telespettatori. Daniele, ti faccio questa domanda, anche a te un po' a bruciapelo, sarai contento il 25 a sera se? La se data della Gran Fondo? Il 25 a sera sono contento se tutti quanti quelli che partono arrivano tranquillamente e si divertono, dal primo fino all'ultimo, perché come sempre ogni volta, ogni anno io mi allontano dall'arrivo fino a quando è transitato su quella linea l'ultimo dei concorrenti, perché l'importante di tutte quelle operazioni è la sicurezza. È la sicurezza. Tutti quanti si divertono e lo fanno nel miglior modo possibile. Visto che avete controllato le previsioni meteo, almeno sotto il profilo meteorologico, speriamo che non sia come l'edizione dello scorso anno, tanta pioggia, vinta da Borgese, se non ricordo male. Sì, credo, sì, esatto. Versione corta perché la lunga non l'avete potuto. Comunque aspettiamo gli ultimi iscritti, sì, la possibilità di iscrizione. C'è ancora la possibilità di iscrizione online sul sito nostro che è fondo. Anche il giorno stesso della gara del 25? Allora, online si può iscrivere fino a sabato a mezzanotte, poi la domenica pomeriggio e lunedì pomeriggio le iscrizioni si possono fare direttamente a Tollo, negli stand che sono stati allestiti, e diamo la possibilità a quelli che vogliono fare il martedì mattina dalle 7 alle 8 possono fare l'iscrizione agli ultimi arrivati. Perfetto, da sempre tu hai seguito dalla prima edizione, no? Lo ricordo bene o no? Diciamo che le prime due o tre edizioni sono state svolte a Chieti, si parte con la partenza e l'arrivo in Villa Comunale. Dopodiché, dopo la quarta edizione, è stata presa, sposata dalla cantina Tollo, che con Axi, all'epoca era Audace, ha voluto fortemente questa manifestazione da loro a Tollo, e ne sono contento perché loro l'hanno, ma non solo la cantina Tollo, ma anche proprio il paese stesso, Tollo ci tiene, l'amministrazione,
dalla massima disponibilità anche quest'anno, che siamo stati costretti a cambiare la logistica, ha messo a disposizione il palazzetto dello sport per fare tutte quante le attività che non si possono fare in cantina per i problemi. Cioè, abbiamo un paese a disposizione per tutti quanti quelli che vogliono venire. Tra l'altro questa prova, come le altre suppongo, è valida quale prova? Sì, campionato nazionale Gran Fondo Axi. È proprio come campionato nazionale Gran Fondo Axi insieme a quella di Carmine, ed è, fa parte del circuito dei Due Mari insieme a altre quattro prove, che sono una nel Lazio, una... Sono cinque in totale le prove? Sì, questa è la prima? No, questa di nostra è la terza, perché si è fatta già una prova nel Lazio, una prova in Umbria, poi c'è in Abruzzo, poi c'è una nelle Marche e una nell'Emilia Romagna. Quindi immagino che ci sia una classifica poi globale. Sì, esattamente, sì. Generale. Diciamo, e questo è anche un modo per cercare di coinvolgere il più possibile. Sì, perché diciamo, è stata atleti. Fatta questa scelta, ci hanno chiesto l'organizzatore di entrare a far parte, perché per come diciamo, ogni regione aveva la fiore all'occhiello. I circuiti funzionano, insomma, no? In qualsiasi sono fatti anche per estendere diciamo, l'interesse non solo nell'ambito regionale ma anche nell'ambito fuori regione. Perfetto, Carmine Marulli, sì. Dicevamo che dicevi prima che sei in sostanza colui che ha creduto in questa prima edizione subito insieme ad altri magari della Maiella, Gran Fondo Maiella Tour, ma come ti è venuta l'idea, proprio perché magari avevi in qualche modo visto qualcosa del genere, volevi fare qualcosa per l'Abruzzo? Sì, sì, più che per l'Abruzzo, perché fondamentalmente... per gli amatori, diciamo così, gli amatori abruzzesi. Anche per il mio paese, il paese dove vivo, si presta geograficamente molto bene, visto che si trova a 350 metri di quota, grosso modo, venendo dalla Tiburtina. Quindi abbiamo il parliamo classico... Parliamo di Torre di Passi. Tocco da Casale, scusa. Abbiamo il classico arrivo in salita. Anche voi, che come si giro un di bel vialone, sì, sì, con telecamere fisse. È il circuito che io faccio spesso in allenamento, è completo perché presenta delle salite che non sono impossibili da fare, si fa velocità e fondamentalmente rispecchiamo anche gli standard di sicurezza, perché abbiamo delle discese che solo la prima parte è abbastanza stretta, però si deve pedalare sempre, quindi la velocità è contenuta, per il resto è un'autostrada fino ad arrivare giù a scafo. Carmine, è vero che è la prima edizione questa, sì, Gran Fondo Maiella Tour, però dal vostro punto di osservazione, la domanda potrebbe essere rivolta, sì, anche a Daniele, il mondo amatoriale abruzzese, sì, è cresciuto in questi ultimi anni, non solo quantitativamente, ma magari anche come interesse, come qualità? Allora, l'Abruzzo è cresciuto sicuramente da un punto di vista qualitativamente parlando della prestazione. Io adesso ho il piacere di correre con dei veri e propri campioni, ex professionisti. Qualche nome lo possiamo fare? Ma qualche nome, già da alcuni miei amici e compagni di squadra, che sono Davide D'Angelo, Aurelio Di Pietro, piuttosto che Stefano Borgese, lo stesso Luca, di nomi Guglielmo De Nobili, vittoriosi, ce ne sono tantissimi di nomi. Dobbiamo cercare proprio di coinvolgere tutta quella parte dormiente che purtroppo non riesce a fare le gare, A perché il livello è alto e B perché magari non riesce ad allenarsi e quant'altro. Allora, io sto cercando di dare una parvenza anche sociale a questa manifestazione, perché innanzitutto abbiamo l'iscrizione gratuita per i disabili, i portatori di disabilità, proprio per dare un messaggio nuovo. Abbiamo come partnership l'Avis, che sarà presente quel giorno con l'autonoteca per chi volesse donare. Per raccogliere sangue. Esatto, sì. È proprio cercare di far passare un messaggio, che il messaggio di stare attenti alla nostra terra. Infatti noi consegneremo all'Istituto Comprensivo di Torre dei Passeri, che è un paese del cratere del terremoto, consegneremo ai bambini un tema, terremoto e rinascita. Tutto quello che i bambini riusciranno a trarre fuori da questo tema, noi con un piccolo budget che abbiamo cercheremo di creare qualcosa e filmarlo, documentarlo, proprio per far vedere che se si vuole, anche con piccoli mezzi,
si può creare cultura partendo proprio dalle basi, appunto dalla scuola. Insomma, è un intreccio continuo tra sport, turismo, vita, sociale. Esatto, fondamentalmente lo sport è uno scambio con la natura crea benessere, perché chi va in bici per forza di cose è una brava persona. E seconda cosa, c'è qualche indisciplinato, indisciplinato anche tra, sì, però, tra chi va in bicicletta. Ci sono molti più balordi in proporzione, per esempio, nel mondo del calcio piuttosto che nel mondo della bici, perché comunque, come recita qualcuno che ha scritto questa frase, con la bici non si gioca, si gioca a pallone, si gioca a tennis, si gioca a basket, ma con la bici non si gioca, perché però non è noi un gioco, diciamo è uno che sport, lo uno praticare sport, sport, qualsiasi disciplina sportiva, fa sempre bene, lo abbiamo detto prima anche con Certo, Lorenzo. Certo. Certo. Su questo non ci piove. Su questo non ci piove. Torno da Luca. Luca, prima hai detto che questa nuova realtà, a proposito, Maniga Parasai, perché Maniga? Da dove è un acronimo, un qualcosa? No, ho messo l'iniziale dei miei tre figli. Matteo, Nicolò e Gaia, sì, ho tre figli di cui sono orgoglioso e ho voluto dare un nome partendo dai loro iniziali, perché sembra un termine quasi africano. Poi siccome anche la giusta metafora, il giusto suono, e quindi l'ho unito tutte e tre insieme. Africano potrebbe avvicinarsi, insomma. Ma forse sì, un po' delle origini. No, insomma. Prima dicevi che comunque questo team ha già partecipato in questo mese, nel mese di aprile, ad alcune gare con buoni risultati, ma ti piacerebbe organizzare una gara in Abruzzo? Ci sono le possibilità? È un progetto, un obiettivo. Non è che non mi è venuto in mente, ci ho pensato, chiaramente mettere troppa carne al fuoco in questo momento non è l'ideale, perché poi chiaramente organizzare una gara per i disabili credo che sia ancora più impegnativo, perché chiaramente là ci sono delle restrizioni che la federazione ti obbliga, come la chiusura al traffico totale, i circuiti comunque protetti al 100%, giustamente, perché insomma io ci ho corso tanti anni e la sicurezza era la prima cosa. Siete nati da poco come team di atleti paraciclisti, ma crescerà questo numero? Io me lo auguro perché deve crescere, perché chiaramente credo e spero che noi saremo di esempio a tanti altri che vorrebbero venire a fare questo sport, quindi abbiamo creato una pagina Facebook, stiamo creando un sito. Anche chi vuole contattarvi, ecco, pagina Facebook. Assolutamente sì. Quindi Maniga Paracycling, Maniga Paracycling sulla rete.it, che adesso è ancora in fase di costruzione, però ci stiamo lavorando e a breve sarà pronto. Ma infatti ho avuto una richiesta già qualche giorno fa di un ragazzo di Lecce addirittura, che ha visto la nostra presentazione e si è subito interessato a noi. Io spero che ci sarà qualche altro, anche magari più vicino, perché magari averlo vicino lo puoi anche seguirgli, per dare dei consigli, e spero che in futuro ci saranno anche degli ottimi atleti, insomma, che potranno rappresentare la società anche a livello internazionale. Per rendere realtà quel sogno. Assolutamente sì, ma io sono convinto che ci riusciremo, perché abbiamo delle ottime basi e credo che la base è la cosa fondamentale per poter crescere, per poter far crescere anche gli altri. Lorena Ziccardi, cosa possiamo aggiungere a quanto avete già detto sia tu che Luca? Condivido appieno il discorso di allargare, insomma, la società sportiva, anche perché spero che queste occasioni, tipo adesso, insomma, questa sia un modo per arrivare, ecco, nelle teste, nelle case di più persone possibili. Quindi, insomma, spero che cresca questa società. C'è stato un momento, comunque, anche se ripetiamo, il team si è costituito da poco, un momento un po' di difficoltà, che hai vissuto con difficoltà in questa nuova esperienza? Sì. Più di uno? No, c'è stato un momento dove, insomma, quando la fatica si fa sentire a livello fisico, dici, ma insomma ce la farò, riuscirò, però poi, ecco, il lavoro ripaga, quindi questa è un'esperienza che ho vissuto sulla mia pelle nello sport in generale, e quindi credo che sarà la stessa cosa anche nel ciclismo, quindi costanza e lavoro credo. Poi, sia da quello che ho capito, a proposito di lavoro, hai anche un lavoro, tu lavori, quindi devi anche
ritagliarti i momenti per allenarti e per stare con Luca e con gli altri in qualche modo, no? Sì. Ho capito. Va bene, grazie di cuore. Grazie. Poi faremo un ultimo appello. Io in genere gli ultimi minuti li lascio liberi, potete dire quello che volete. Daniele, mancano 5 minuti, vogliamo spendere un minuto e mezzo per ricordare ancora una volta che il 25 ci sarà questa 14ª edizione Gran Fondo Colli Teatini. Esatto. Come al solito doppio percorso, corto e lungo, poi ci sarà anche un percorso per cicloturisti. Per cicloturisti che la mattina stessa chi vuole, sì, come se sempre partenza libera. Partenza libera, si iscrivono, ci saranno tutte le sistemi di sicurezza che li accompagnerà nel piccolo circuito di 33 km, perché il nostro particolarità è che abbiamo un ritorno a Tollo, nel senso che il percorso parte da Tollo, va verso Orsogna e poi ritorna giù, ripassa per Tollo, che abbiamo capito quando abbiamo proposto un anno come novità, e viene molto apprezzato dagli accompagnatori. Mm-hmm. E quindi siccome da noi molte volte vengono anche con i pullman, ma non vengono soltanto i ciclisti, i cicloamatori a correre, ma molte volte vengono anche le famiglie con le mogli, i figli. Ma voi fate alla fine il pastaparty oppure offrite gli arrosticini? Molte persone non vengono per percorrere, vengono per pastaparty, perché praticamente è ben conosciuto. Innaffiato da buon vino, ovviamente. Quello sempre, non può mancare, e tant'è vero che poi gli accompagnatori hanno la possibilità di accompagnare senza per apprezzare i gusti del territorio. E quindi questo passaggio fa sì che c'è questo interesse quasi immediato e che non devono aspettare quelle 2, 3 ore, 4 ore per vedere poi l'arrivo dei ciclamatori, ma li vedono passare e quindi hanno la possibilità di incitare i mariti, i fidanzati o chi è che i papà, quindi questo per noi è importante perché non fa altro che fare. Ma per i più piccoli avete pensato mai per esempio di fare una Gran Fondo per i piccolini? Vabbè, Gran Fondo nel senso l'anno scorso abbiamo organizzato una gara allievi esordienti una gara per esordienti, sì, insieme a quindi avete pensato l'anno scorso. Quest'anno abbiamo dovuto per forza rinunciare perché problemi logistici non ci hanno permesso di poterlo fare, perché c'era il percorso, passava in mezzo alla cantina, quest'anno non è possibile, quindi abbiamo dovuto rinunciare a questo come possibilità. Perfetto. Grazie Daniele Schiazza, uno degli organizzatori di questa bella Gran Fondo, ma anche dirigente provinciale dell'ACSI, giusto? Detto bene? Diciamo, io non ho cariche dell'ACSI, do la mia disponibilità, come incarico ufficiale. Come incarico ufficiale sono coordinatore regionale di seconda serie. Invece il presidente dell'ACSI, chi è? Che lo salutiamo? È Renato Abbate, presidente provinciale di Chieti dell'ACSI. Grazie Daniele. Carmine Marulli, come vogliamo chiudere? Un minuto e mezzo. Sì, allora chiudiamo dicendo, ce ne sono tante di cose da dire. Allora, il nostro spot recita Maiella Tour, dove il cielo incontra il mare, perché abbiamo proprio questa caratteristica, anche chi va a sciare sullo sfondo ha il mare Adriatico, e penso che questa sia una peculiarità tutta nostra. Come possiamo chiudere? Possiamo dire che non lo so, io mi auguro che lancia l'appuntamento al 1° maggio. Sì, lancio l'appuntamento. La data della tua corsa. Sì, lancio. Possiamo dire che quelli che vengono il 25 di rimanere, perché esatto, poi la domenica magari c'è una settimana, fanno la settimana lunga, settimana perché quella che potrebbe essere. Chi viene da fuori e rimane dal 25, se rimane a fare, se vede il paesaggio, ha detto tutto lui. Grazie anche a Carmine Marulli, ancora un minuto e mezzo. Sarebbe un po'. Sì. Luca, quale vogliamo spendere? Un ringraziamento, un messaggio? I ringraziamenti ormai penso che li abbiamo già fatti. Magari non si basta, non si finisce mai di ringraziare, perché chiaramente è importante. Però chiaramente è un appello che ho fatto anche in altre occasioni, che voglio ribadire, perché è importante, che la disabilità è anche un'opportunità, e quindi da cogliere, quindi in questi casi soprattutto nello sport, ma adesso noi facciamo ciclismo, ma credo che chiunque vi chieda
di fare sport per quanto riguarda disabilità, io ho i canali e le conoscenze giuste per poterlo indirizzare in qualsiasi altro campo sportivo, e che ben vengano queste attività, anche perché adesso insomma con la televisione, con le Paralimpiadi, il movimento è cresciuto tantissimo, sta crescendo, certo. E spero che continuerà a crescere fino ad arrivare ai pari, soprattutto nel nostro abuso. Grazie Luca, allora concludiamo in dolcezza con Lorena. Vabbè, a me è da dire che il sogno di Luca è anche il mio, quindi insomma spero anch'io sogno anch'io Tokyo 2020. Perfetto, grazie Telegrafica, bene così, un ringraziamento particolare anche al nostro regista Dino D'Angelo. Questa trasmissione è terminata, tornerà puntuale mercoledì prossimo al consueto orario, sempre in rigorosa diretta dalle 22 alle 23. Buona serata a tutti. Alle